Oggi noi abbiamo potuto partire con un ramp-up molto rapido nelle prime fasi perché disponevamo di una rete elettrica molto ben distribuita nell'ambito cittadino, legato al fatto che abbiamo la rete metropolitana, la rete tranviaria, la rete ferroviaria, con le proprie sottostazioni e cabine di alimentazione, dalle quali di fatto abbiamo derivato tutta una serie di ricariche anche in tempi rapidi rispetto a quelle che possono essere le installazioni e esigenze invece di implementazione di una rete completa. Arriveremo però a un cap, non so, in termini energetici, gli assorbimenti poi richiederanno installazioni ulteriori. Noi ci siamo già mossi circa a partire dal 2017 nei confronti dei gestori dell'energia, chiedendo un surplus energetico nei depositi, soprattutto ad esempio di nuova costruzione e di trasformazione.